Fiorello, il meglio di Viva Rai 2, prende mira la prima della scala e fotovoltacchio. Venerdì 9 dicembre, scavalliamo la prima settimana di Viva Rai 2 e una domanda, che agita il dibattito tra i critici, sorge spontanea: si tratta dell'alba della nuova TV o solo di un programma TV all'alba? All'audit è l'ardua sentenza. Tre rilevazioni dicono che, giro dopo giro, nella fascia oraria di quando canta il gallo, Fiorello si piazza per ora in terza posizione, con punte medie di oltre 700.000 spettatori per uno share del 15%, davanti a tutti. Il Verstappen del Gran Premio degli ascolti, cioè l'irraggiungibile meteo delle 8.30, con oltre 1 milione di afficionados e uno share del 19%, secondo il TG1 delle 7.59 visto, in media, da 880.000 italiani, share 17.03. Ma Fiore in scia. Vedremo nelle prossime settimane se riuscirà a superarlo alla staccata, guadagnando il gradino medio del podio. Intanto si gode il fatto che le prime tre edizioni del telegiornale della rete ammiraglia che l'ha tanto osteggiato, innescando l'antipatica polemica della collocazione del nuovo format nel palinsesto in onda nei suoi stessi minuti. Arrancano nelle retrovie, doppiati negli ascolti medi, poco più di 300.000, e nello share, 7.80. Vedremo tutti i video. Fiorello prende in giro la prima della scala, guarda. Gli sfottò alla prima della scala, poiché il traguardo della prima settimana è significativo, ce ne saranno altre 27. Fino a giugno, logico celebrarlo con qualcosa di altrettanto significativo. Ecco il leggendario monologo finale di Roy Batty, Rutger Hauer. Il replicante di Blade Runner, con Ruggero, l'anziano di cittadinanza, attonito sotto la pioggia. Io ne ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi, navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Rione, ho visto sindaci di Roma suonare la chitarra alle prime luci dell'alba, ho visto persone alla prima della scala vestite come il Gabibbo, ho visto tifosi della Juve in pellegrinaggio a Lourdes, ho visto il tetto del contante andare giù. Poi su, poi ritornare giù, fare una capovolta e farla ancora un'altra volta. Si comincia all'addiaccio. Fiore ha perso le chiavi del Glass Studio e la notizia è già sull'autoprodotta prima pagina del Corriere della Sera. In attesa di ritrovarle, vai con la minisigla cantata dal Mac di Ignazio La Russa. Presidente del Senato, viva, 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 l'Istituto Luce, di Mussoliniana memoria. Segue la canzone di Natale più bella del mondo. Non ce l'hanno al Rockefeller Center di New York. Dove c'è l'albero più bello del mondo, non ce l'hanno a Gubbio, dove c'è l'albero più grande del mondo. A proposito, come ci chiamano gli abitanti di Gubbio? I Gubini. E quando sono due? I Congubini. Rivedi tutte le puntate di Viva Rai 2, guarda. A Ellis Klein, continua il tormentone delle agende dei politici. Oggi c'è quella di Ellis Klein. La ragazza con tre cittadinanze, italiana, svizzera e americana, nata a Lugano da padre accademico statunitense di origine ebraica ashkenazita, che vuole fare il segretario del PD, uno di quei lavori che gli italiani non vogliono più fare. Chiosa Fiorello. Pagina del 9 febbraio, prima nota, rottamare il PD. Seconda nota, cambiare nome al partito. Da PD a PDL, Partito Democratico e del Lavoro. Ma no, ragazza mia, non ci siamo. Commenta Fiore. Ci vuole un nome più roboante e identitario. Pensa all'idea vincente di un nome evocativo come Forza Italia. Persino i Righeira della politica. Calenda e Renzi, si sono inventati Azione Italia Viva. Per non parlare di Fratelli d'Italia. Noi proponiamo VS. Acronimo di Ora la Vittoria sempre dalla rassegna stampa, un titolo particolarmente lusinghiero, Fiorello il Baggio della TV. Son soddisfazioni che compensano il sacrificio di alzarsi col buio e andare in giro per le strade di Roma che a quell'ora possono essere pericolose. Ma non c'erano i cinghiali. Pure loro hanno fatto il ponte dell'8 dicembre, sono andati in Maremma. Per bocca dell'inviato molto speciale Gabriele Vagnato, comico e creator nato ad Asti. Ma cresciuto a Catanzaro, si lancia il nuovo ismo, il pallismo. Solidarietà a tutte le palline dell'albero messe dietro. Quelle più brutte e vecchie, spiega Fiore.
ci vuole un giramento di palle, italiani. Ogni tanto fategli fare un giro a queste palline da dietro, mettetele davanti. Fiorello ospita Malika Ayane e guarda. Puntini di sospensione. E a fotovoltacchio spazio al luminosissimo albero di Natale di Piazza Venezia. A Roma, si chiama fotovoltacchio, poiché è alimentato da pannelli solari. Risponde Milano col primo albero di Natale con un nome di donna, Pina. Sempre sull'asse Roma-Milano, a Roberto Gualtieri, il sindaco chitarrista della capitale. Che aveva intonato "Oh mia bella Madonnina", risponde il sindaco Beppe Sala, accompagnando una clip di Roma Capoccia col clip in del triangolo. Uno strumento scelto non a caso, Milano è il triangolo della moda. Spazio infine alle Kerel del mondo a 5 stelle, Conte chiede 30.000 euro a Di Maio in conto quote restituzioni pregresse mai saldate. Intanto i fan grillini creano i bundle per le feste, cuscini magliette con la faccia di Giuseppe con regolare cappello da Babbo Natale. Altra notizia, la UE bacchetta la sinistra italiana e riporta il tetto del contante a 10.000 euro. Puoi andare da Bottura, ordinare un piatto con un tortellino e pagare in contanti. Si chiude con un ospite di particolare eccellenza, la sempre fenomenale cantautrice Malika Ayane. La Barbara Streisand italiana, impegnata al Teatro Sistina con Cats, lo storico musical di Broadway con musiche di Andrew Lloyd Webber e testi del premio Nobel Thomas Stern Eliot. La prima settimana è finita. Da lunedì si ricomincia, sempre a tutto gas. Gino Gullacci e Raujay.